tanta voglia di dirvi diverse cose. Innanzitutto un messaggio ai giovani: ragazzi, trattate il vostro corpo come un tempio, siate sagrestani di voi stessi. Questo diciamo. No, Rip, c'è stato un problema. Ripeti tutto quello che ha detto dall'inizio. Ripresenta il problema perché stiamo registrando. Allora, ragazzi, ma devo ridire anche del sagrestano di Sesti. Allora, ragazzi, questa è Radio Crash. Una trasmissione che vi mette veramente il pepe nelle terga. Vi farà sentire veramente uomini al 100%. E anche alle donne. Farà Radio Nuova 93.5 FM stereo direttamente da Sorso, via Donizetti 23. Allora, un comunicato: qua si schiatta dal freddo. Se qualcuno ha a casa termosifoni, forno a legna, oggetti di riscaldamento, può venire. Questo è per i radioascoltatori. Per le radioascoltatrici, se venite voi qua, potreste riscaldarci alla maniera degli eschimesi. Per noi va bene uguale. Naso. Qua abbiamo degli ospiti eccezionali stasera, carissimo Salvatore. Allora, innanzitutto, ecco, prima di presentare gli ospiti, una cosa molto più importante sempre degli ospiti: il fatto che voi potete comunicare con noi tramite SMS. Potete dircene di tutti i colori, le peggiori cose. L'SMS è questo, è il numero di Tore, tra l'altro. Allora, SMS 340 93 48 040. Mi devo cambiare gli occhiali perché non riesco. Oppure 039 079 35 15 00. Ma quello mio. Allora, ragazzi, ripeto, mandateci un SMS al 340 93 48 040. Adesso io, con molta paura, innanzitutto presento una persona eccezionale che sta qua al mio fianco, che è Angelo, un grandissimo Ciao, DJ. Ciao, sono DJ Angelo, non andate in sbattimento! No. Poi c'è DJ Tore. E ho, buonasera a tutti. Con un certo timore reverenziale, sto per io ho paura di dargli la linea, onestamente. Perché sono stanno già facendo flessioni. Eccolo là, non so se l'avete già sentito, ci sono per la puntata natalizia, dunque mi raccomando, ragazzi, ci sono i Rodeo Clown, un gruppo eccezionale. Oh, yeah! Ecco qua, questa non hanno bisogno di presentazioni. Ecco, eccoli là, sono loro, ci sono queste interferenze. Quarta volta qua alla radio, quasi un record probabilmente. Allora, abbiamo un po' loro il microfono. Ragazzi, Radio Crown, presentatevi uno per volta, dai. In italiano. Allora ci siete. Cominciamo da quello che non è di Radio Crown. Ciao. Ah, la nuova sorpresa, dopo sveleremo un mistero. È la sorpresa, c'è lo straniero fra noi. Nuovo acquisto. Che adesso okay. Ciao a tutti, sono Mr. T. Che cosa suoni, Mr. T? Io il campanello e a me le suona ad Arnold ogni tanto. Andiamo con il T invece. No, io sono Hannibal Smith. Mi piacciono i piani ben riusciti. Allora, io li sento poco i ragazzi. Angelo, aumenta, pompa di più. Dagli calorie. State comunque ascoltando stasera Radio Crash con appuntamento del giovedì con Angelo al mixer, che forse vuoi salutare. Io ho già salutato. Vabbè, Non andare in sbattimento. Poi avete sentito anche gradito ritorno per stasera, puntata speciale con Vanni. E appunto per celebrare, oh yes! Arrivo anche il Rodeo Crown, vecchio, oh yes! Gloria e conoscenza. La quarta volta. Oh yes, siamo qua con tutti i nostri batteristi. Sono 10, hanno il numero, se no non li riconosciamo. Quindi la quinta volta per festeggiare la puntata natalizia. Esatto. Natalizia a fine anno. Natalizia, ma di fine anno, perché l'anno prossimo siamo nel 99, vero ragazzi? No, ma noi siamo figli anni 90. Sempre, vai oltre. Quindi oggi l'intervista me la farà Vanni. Anche perché stiamo parlando di roba, parleremo anche di che cosa stasera. Ok, di che cosa e anche di quando. Di quando. Quindi della vostra storia, della nostra storia, vai. Allora, quindi mettete subito un bel pezzo del nostro primo CD che ha venduto 6 milioni di copie. E vi farò fare Zelanda. Tutta la storia. Non so cosa, Gigio, vuoi aggiungere qualche cosa? Di cosa parlerete stasera? Che cosa? Stasera 9 anni di caffonate. Allegria, no. California inventata e imbecillità. E imbecillità, figuracce di merda, abbiamo completato 3 album. Anche voi partecipate, noi siamo la peggior trasmissione dell'anno, 2005, 2006 e 2004, riscendendo. Voi che cosa? Oh yes! Oh yes!
Allora, ricordiamo i nostri numeri comunque: 340 93 48 040 oppure 079 85 15 00. Potete utilizzare anche l'indirizzo di posta elettronica che è radiocrash@libro.it per comunicare con noi e per eventuali organizzazioni di ospitate come hanno fatto i Radio Clown. Radio Clown, ho già detto loro, 9 anni di tafanate. Nove anni di fallimenti, di stupidaggini, però di molto divertimento, di qualche concetto eccezionale. Ma scusate, io ho sentito anche un'altra cosa, che praticamente voi avete suonato un po' dappertutto. Da poco avete suonato anche, diciamo, oltre manica in Inghilterra. Aspetta, siete dunque diventati un gruppo internazionale. Ma quando è che ve ne andate dall'Italia, dunque? Quando è che emigrate? Tra poco, comunque, uno mi ha offerto un lavoro. Devo andare a prendere un pacco con la mia Golf e riportarla ad un certo orario. Non lo fare, l'ho già fatto io. C'erano due mani dentro. E poi mi hanno consegnato dei soldi da riconsegnare indietro. Comunque, ragazzi, noi siamo anche qua per far ascoltare a tutti i nostri radioascoltatori la vostra musica di un bellissimo GD che voi avete prodotto. Avete prodotto un grandissimo GD. Nel 2000, quando ancora eravamo biondi, magri, voilà. con le magliette metalliche. Che ti ridi? Ah, proprio la cronistoria. Guarda, io sono veramente onorato di poter essere qua testimone di questa giornata, nella quale è un evento quasi internazionale. Cioè, la storia di Radio Clown. Esatto, abbiamo anche il CD live. Anche il CD live. Abbiamo il CD live quando abbiamo fatto, cos'era, Wembley 86 era, sì. Sì. Il nostro... Era il lato con B, quello di Queen. Esatto, no, noi i Queen ci aprivano il concerto. Il fatto è che quando hanno finito i Queen se ne sono andati tutti. E che ne arrivavamo dopo. Tra altre cose, era finito anche il materiale per la registrazione video. Tanto che nel DVD c'erano praticamente solo i Queen. E quello è stato il bidone peggiore. Esatto, ma guarda, ci sono i fan giapponesi incazzatissimi. C'è il fan club che, guarda, sta facendo carte false per riuscire ad avere le vere riprese. Anche in Cina sono incazzati, dicono: quello stronzo di Freddy Mercury sempre sculettava lui, non ha fatto sentire Giovanni. me lo ricordo, infatti, guarda, quando vado dal cinese mi danno tutti i gatti che vuoi. Okay. Allora io direi adesso di far parlare la musica, perché noi abbiamo parlato fin troppo. Che cosa avete in caldo per noi? Questo qui è un pezzo, il pezzo di apertura del primo CD. Visto che stiamo parlando del primo CD, salutiamo anche Costantino e Piero, che sono sempre con noi anche quando non ci sono. Eh sì, ci dispiace per la loro dipartita, adesso giocano in Oman. Ci dispiace per Marcello, che comunque anche lui è sempre con noi, no, che viene sempre nei nostri cuori. Sì, più che altro è stato richiamato dalla nazionale e quindi non può presenziare qua, ma è qua con il suo cuore, con il suo cervello. Soprattutto. Allora, il pezzo, okay, si chiama... Questo qua è Chewing Gum for Your Eyes. Like it's a moon day, I'm shaking a bay, what's beach? In the
Oh yeah, baby. Vai, vai. Oh yeah, baby. Allora, Vittore, ci abbiamo qua la principale che mi obbliga, Luca Giurato, che mi obbliga a ricordare i numeri 079 35 15 00 se volete disturbarci, 340 93 48 040 se volete disturbare Vittore tutti i giorni, tutto l'anno. No, tutti i giorni, tutto l'anno, no, non va bene. Dalle 5 magari a Capodanno mattina, fa piacere, 6. Magari gli auguri a Capodanno anche ai sconosciuti fa sempre piacere. Oh, ciao, come stai? Chi sei? Va bene. Sono infatti sconosciuti che ci mandano il primo messaggio. Oggi vi ricordo Radio Crash, puntata speciale, ritorno di Vanni e anche Radio Clown, la quarta o la quinta? O la sesta? O la sesta, in che anno siamo? Boh, 99. Infatti ci scrivono un bel messaggio, grandi mostri, oh yes, per giù. Parlaci del gruppo Ardegore che stai mettendo su e delle canzoni sugli agnellini che stai scrivendo. Saluti Joseph. Post scrittum, cosa fa Gigio quando sente un vinile? Allora io quando sento un vinile mi spoglio. Gigio è audiofilo a mille. Allora ragazzi, una domanda mi sorge spontanea, visto che stiamo parlando proprio delle vostre origini. Yeah. Voi siete un gruppo estremamente originale, ma comunque che avrà sicuramente avuto delle influenze. Diciamo, a parte Giovannino Giordo e le sue chitarre, quali sono i gruppi che vi hanno influenzato maggiormente nella vostra crescita come uomini e come musicisti, diciamo così? Ti ringrazio già per l'appellativo gruppo. Per l'appellativo uomo. E quello è già tanto, eh. Ok, ma ripeto, a parte quali Giovannino... sono i gruppi? È uno dei gruppi fondamentali. Allora io direi innanzitutto i Milli Vanilli. Esatto, i Milli Vanilli eccezionali. Gli UM. Gli UM, beh, forse. Duran Duran ha smesso. Qual era quella canzone degli UM? Wake me up before you go go. Bella, bellissima. Fantastica, che ricordi. Sì, erano anni eccezionali quelli, me li ricordo. Avevo ancora tutti i capelli, quasi più di 20 capelli fa questo è avvenuto. Dai, più animoso, Vanni, dai, oggi è il programma. Un bacio in bocca, invita gli ascoltatori ad ascoltare. Ah, ricordiamo che stiamo festeggiando il fine anno, che oggi è puntata 29, oggi, no? Sì, sì, sì. Ricordiamo gli appuntamenti della settimana, almeno per quanto riguarda quello che so. Allora, stasera al fuori orario Ex Noir ci sono i Bass Conquerors All Stars, perché vi ricordo che Radio Crash anche mercoledì con una puntata reggae. Subito dopo ci andiamo con Gigio. E quindi cos'è? Non sta toccando, non mi toccate. Poi ci sarà una serata al mercato, una jam session con DJ Jix, Ganga e altri artisti. E poi a me bravo, mi ha suggerito anche Cari Cavallo, cioè anche Gioga. Vabbè. Diciamo musico alimentare la serata, diciamo così. C'è la gravicola, poi invece il famoso suonatore di gravicola. A Castelsardo a fine anno ci saranno Negramaro, gruppo preferito di Vanni, insieme alla sua doble. Dentro la bottiglia col cantante, più che altro mi piacciono per questo. Poi un altro appuntamento, quello di a Olbia con che ci sono? Negritta. E poi soprattutto alla Radio Clown, via Radio Clown, stavo dicendo. Via Radio Clown. Il 30 ci sono che cacchio ci sono? Fisichi Ticchi, il gruppo preferito di Gabriellone, che chiamano Carenti, se ci sei, se ne ascolto, fai uno. E oggi doveva venire, soltanto che ieri è venuta al nostro concerto al Fabbrica a Cagliari. E diciamo è ancora lì che balla. È ancora lì col pensiero. E poi la serata del 31 al Ghero insieme ai gruppi Walking Vibe e Giuliano Palma e Blue Beat e Stefano Rockstini. Appunto, commentando questa storia del Fabbrica, per la motivazione per cui Carenti manca anche Marcellus. Ricordiamo che dopo avete quest'estate avete iniziato tutta una bella tournée che state proseguendo anche. Sì, diciamo siamo in tournée dal 97 noi. Se Vanni vuole intervenire, chiedi tutte le date. Cosa hanno fatto? Io sono andato al mare, voi no, siete stati. No? Sì, due volte anch'io. Una volta ho fatto anche il bagno. Benissimo. Beh, ho sentito prima, abbiamo un po' discusso e insomma, i Rodeo Clown c'è una grande discrepanza nel fatto che loro suonano tantissimo. Sono un gruppo eccezionale, amato da tutti, dagli uomini e dalle donne, soprattutto dagli uomini. E praticamente questo gruppo
Ripeto, innanzitutto loro ci tenevano a precisare che non sono un gruppo punk. È stato così è stato deciso dalle alte sfere, perché noi volevamo essere punk, ma non siamo stati accettati. Non gli hanno accettati. Dato l'etichetta. Non, per quest'anno non se ne parla. Hanno detto provate il prossimo anno. No, più che altro il fatto è questo: che io sto cercando di ingrassare come il chitarrista di Good Charlotte. E ci sto riuscendo, però il trucco mi va via. Devo riuscire a truccarmi gli occhi meglio. E Gigio cerca i jeans sempre. Dovresti mettere anche qualche piercing strategico. Guarda, me li sono fatti da tutte le parti. Sullo scrotto, ad esempio, ce l'hai? Dove? Sullo scrotto. Ah no, lì due. Ma c'è la produzione, vuol dire scrotto? Ne ho due, uno su un coglione e uno sull'altro coglione. Ci sono le piattole che fanno i giochi degli anelli. Ho capito. Attenzione, è arrivato un altro messaggio, Salvatore, ecco. Radio Clown, okay. Siete finissimi. Ciao, accettate l'invito in Irlanda. Laura. No, è di bene. Ciao, dai. Accettate l'invito in Irlanda. Dillo Laura. Più, però, ecco, allora ragazzi, c'è praticamente. Stiamo arrivando. Questo messaggio, diciamo anche. Accendi le luci. Ci dà il là un po' anche per parlare di un fatto molto importante. Voi, dopo tanto tempo, siete stati uno tra i gruppi sardi a fare una mini tournée. Mini, neanche tanto mini, proprio all'estero. Come ho già accennato, nella perfida Albione, no? In Inghilterra. Vai, accennate due cose. Allora, innanzitutto, a cosa vi ha lasciato, oltre che una fedina penale sporca, questo viaggio in Inghilterra? Beh, un mal di testa che è durato almeno 3 o 4 giorni dopo, senza voce dalla terza serata. Poi che cos'altro? Beh, il fatto che si riesce a suonare tutti quanti i giorni, questo è serio, si riesce a suonare tutti i giorni e ci si può divertire. Le situazioni fate bene? I locali sanno come lavorare, molte volte non sono gestiti. Se arrivi con una chitarra in mano ti prendono sul serio. Esatto, non sei il solito perdigiorno come noi stiamo cercando di non fare, riuscendoci benissimo ad essere fraintesi. L'avete capito questa? No, io però me la ripasso più tardi. Ok, va bene. Senti un attimo, ma voi siete stati ospiti di un gruppo, tra l'altro. Nominiamo anche questi ragazzi. Nominiamo i Saving Grace. Saving Grace che verranno quest'estate, ragazzi, verranno quest'estate solo in Sardegna. From Manchester, UK. SSS, Saving Grace. Allora ragazzi, è arrivato un altro bellissimo messaggio, molto caldo. Ammazzatevi. Radioascoltatori, vi voglio così, vi voglio caldi. Allora, vai mitici i Rodeo, serve aiuto per lucidare i cavi con amore e dedizione, Banana. Ringraziamo il signor Banana, insomma. Ok, sicuramente qui a Radio Salutiamo Nova Banana. Salutiamo Banana. E salutiamo il Cervia. Salutiamo anche Laura, saluti e baci e vivi Bosano. Esatto. Ok, io ragazzi andrei subito con un altro pezzo, perché ne abbiamo tanti da mandare, dunque diamo spazio anche alla musica. Allora, prendiamo proprio un pezzo da Vivi Bosano, un fantastico Living for Sunday, il disco del 2001-2002 in mezzo più o meno. Esatto. Dove nel frattempo era entrato il caro Marcello, che salutiamo. Dove nel frattempo era successa anche una storica performance allo Chalet. Esatto, dove ci avevano tolto 200.000 lire di birra. No, ti assicuro, non l'avevamo bevuta. Il fatto era quello, quindi non eravamo più arrabbiati del gestore. E là per questo, per la rabbia, ci siamo ubriacati. Sì. Un qualcosa un po' alla Blues Brothers avevate combinato. No, peggio, perché il risveglio è stato peggiore. E l'hanno vista le persone che non lo dovevano vedere. Allora ragazzi, ricordo per la gioia di Tore nuovamente il nostro numero per gli SMS, mandatecene tanti, ci fanno sempre piacere. 340 93 48 040. Ricordo che con questo SMS è anche una sorta di voce amica, potete chiamare Tore tutti i giorni della settimana, parlare con lui dei vostri problemi, lui è sempre aperto ad ogni situazione. Sentite questa. Eccolo là, attenzione, è venuto un altro effetto speciale, un rumorista che è qua con noi. Eccolo là, vedete? È tutto naturale. Ok ragazzi, questa è Living for Sunday, una canzone micidiale. No, la canzone non è Living for Sunday. Non è da Living for Sunday. Che brano ci fate ascoltare? Facciamo sentire Yellow Superfly. Bellissimo. Dedicata alla nostra macchina preferita. Shoes. Looking up and the skies are blue. Fresh wind in the air and you don't believe what they say. It's alright. Yeah.
Ron and Barbara, is your boyfriend? Yellow Super 5 and in hand. I'm sorry, I'm a poor in my reach. Yesterday I was not like shit, it's alright. Yeah, it's alright. Yellow Super 5. Walk around the stairs like pretty butterfly. In neon time in the yellow Super 5. This ugly guy pumping up this music. This epic music is the deck of music. Walk around the stairs like pretty butterfly. The neon time in the yellow Super 5. This ugly guy pumping up this music. This ugly music is the deck of music. Alright. Yeah. It's alright. Right, right, right. The yellow Super 5. One day go for the one. All the people look and say dog. And I tell you whatever I find. Because you make it fine, she's alright. Yeah, she's alright. Right, right, right. Yellow Super 5. Yo, 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 brother. What is good? Abbiamo un vocalist, si dice così. No, con i miei tre DJ preferiti, c'è Joe the Rude Clown, Gigio MC, e in special effect dietro Harry Potter, Alcatraz, alla console. Diciamo allora chi c'è qua con noi stasera. Esatto, stasera c'è Alcatraz degli Yellow Rockets, e di Basetto e Croccanti Show, l'indimenticato programma di TeleG che sta per uscire con una nuova versione. E sarà più caffone, a più casinato. A febbraio, mi raccomando, tutti a guardare TeleG, che bello. Tutti insieme. Sì. Ciao. Ciao Angelo. Ecco. Ah, ritorna. Coordinati tutti e tre, tutti. No, bella questa storia, Yellow Rockets, Alcatraz, ritorno in radio. L'ultima volta ci siamo visti, almeno qua in radio, con lontano 43. Jack Spinotto, poi eravate sciolti il giorno dopo. Una portava fortuna. Invece c'è gente che continua, anche se viene per la quinta volta. Esci che mi tocchi con... Non si sa mai che porti spino questa cosa. Finalmente, detto fra noi, no? A fare compagnia comunque con Radio Crash, Radio Crown sono sempre disponibili, anche festeggiando gli ultimi giorni dell'anno. Passeremo gli ultimi giorni praticamente a casa di Tore, no? Sì, così, tutti casa... insieme, infatti, siete tutti invitati. Chiamatemi a 340-78-040, offro io sono Alghero a casa di qualcun altro. Manni, tu cosa farai a Capodanno? Dicite. Io penso che sarò a casa a pregare, diciamo così, a ricercare me stesso in un'ottica proprio di un discorso introspettivo. Ecco, fare un Capodanno introspettivo lo consiglio un po' a tutti. Diciamo, forse la cosa migliore. Hai fatto della lucidità mentale un tuo cavallo di battaglia, come il Rodoclo. Non ho capito, non ho sentito. Hai fatto della lucidità mentale il tuo cavallo di battaglia. Aspetta. Come il Rodoclo. Bellissimo, mi piace. Io adesso vi farò una bellissima domanda che mi sono scritto oggi quando sono andato al bagno. Allora, riguarda un po' i vostri testi, anche degli ultimi due lavori. Sostanzialmente voi in alcuni testi fate riferimento agli animali domestici. Avete scritto ad esempio Pet Power, oppure Cats or Dogs, che vuol dire cazzi e cani, no? Come lo sanno un po' tutti. Ecco, io vi chiedo questo: scrivete questo perché amate particolarmente gli animali, oppure perché non sapete di cos'altro scrivere, siete arrivati alla frutta, diciamo? Questa... La seconda che hai detto. Però amiamo gli animali, diciamolo. No, quello sì, cioè a cotti al forno, oppure pelosi impagliati. Perché siete degli animali. A chi siamo gli animali? Aspetta, ecco, è arrivato un altro messaggio. Mandate vivi Bosano. Così testuali parole, messaggio che leggo in modo testuale. Ok, va bene, se quando abbiamo finito il giro avanza la mandiamo senza ah, meno. Un'altra domanda che vi faccio riguarda le copertine dei vostri album. A quanto mi ha detto Salvatore,
Il vostro ultimo lavoro riprende nella copertina appunto le immagini, una fotografia che a sua volta era la copertina di uno dei vostri primi lavori. Sì, perché siccome ci piacciamo. Esatto, ma ci fotografiamo e rifotografiamo. Esatto, ma poi noi ci fotografiamo fra di noi nudi, i Rodoclown, così ci sono i filmati hard dei Rodoclown. Ma quando, Giovanni, una foto tua in seggiolone col pisellino di fuori? Ah sì, tra poco la dobbiamo fare, perché io vi ricordo comunque che noi amiamo questa cosa qua. Ma a me piace essere frustato da Marcello, che frusta Gigio, che poi frusta me. Ho capito. Capite? È una cosa a circolo. Ho capito, il treno della sofferenza. Fetish clown, praticamente. Ok, guardate, è arrivato un altro bellissimo sms. Attenzione, a grande richiesta, le scatenate e bagnate fans dei Rodeo Clown, ragazzi. This is a mash. Di Radio Clown chiedono la messa in onda di Sunshine Party Girl. Sì, quella la mettiamo. Cioè, è firmato così. Questo, ragazzi, ragazze, così vi voglio, ai radioascoltatrici. Ma Tore, ridiamo il numero. Dagli il mio numero di telefono, però. Allora, care radioascoltatrici, va bene. Sappiate, se vogliamo, no comment. Capodanno, no comment, no comment. Vi ricordo che siamo qua sotto copertura di Alcatraz, che ci difende da ogni cazzata. Comunque, a spada tratta. Allora, quindi, stavamo parlando di il campionato. Vinceremo, guarda, abbiamo preso questi nuovi giocatori che sono una bomba. Allora, ragazzi, compatibilmente adesso io con il fatto che devo prendere la birra darò nuovamente il numero a proposito, stappane un'altra. 340 93 48 040. Questo è proprio per tutti i radioascoltatori e principalmente per le radioascoltatrici, in particolar modo per quelle, diciamo, più calde. Esatto, mandateci tanti sms che ci fanno veramente tanto piacere per interagire con noi e con i Rodeo Club. Allora, ragazzi, adesso abbiamo un altro pezzo. Che cosa avete per noi e soprattutto per chi ci sta ascoltando? Allora, i Rodeo Clown decidono da Famous on Mars, il nostro terzo CD. Allora salutiamo Paolo Bonfanti anche, The Mister. Mitico, ma Mister Paolo Bonfanti, che ci ha dato una mano incredibile. Salutiamo anche Massimiliano, salutiamo Paolino. E salutiamo Antonio che ha suonato Tony Lucchi. E salutiamo Federico e qualche altro batterista. Ma quanti avete cambiato batteristi? No, perché poi noi siamo come l'Inter, cioè ci passano tutti, capito? È incredibile i batteristi che abbiamo avuto. Guarda, se facciamo una riunione bisogna prendere i white and green. È un macello. Adesso me li conti, me li dici tutte quanti 50. Ok, tutti. Ok, partiamo dal primo, Piero. Salutiamo Piero, salutiamo Marcelo. Ok. Come sempre con noi, Massimiliano. Ok. Federico, Antonio, Paolino. Nino. E Marco Marini. 9. 9, no, perché poi Marcello è rientrato a più riprese. Che quindi vale doppio, perché poi fa tipo scopa, prende tutto, no? E poi chi altri ha suonato la batteria? No, e basta, quanti cazzo mi fai? Basta. Mandiamo, facciamoli sentire sti batteri. Ok, facciamo sentire allora la canzone che si chiama Toffi. Oh yeah. No!
Ecco, qui c'è qualche reduce dai concerti. Sì, no, ma adesso vi faccio un acuto. No, ma comunque Freddie Mercury mi ha insegnato come fare gli acuti. Mercury? Mercury. Che mi vuol dire Freddie Mercury? Mercury. State ascoltando sempre Radio Crash, siamo sempre censurati, siamo bravi ragazzi, soprattutto per fine anno, sentite la vocina di questo bellissimo ragazzo. Messaggio. Allora, ricorda il numero. Ragazzi, io innanzitutto vorrei dire che questa canzone Tuffy è una canzone che ha segnato profondamente in modo negativo la mia esistenza. Io ho conosciuto i Radio Clown con questa canzone e ne rimasi al tempo folgorato. E poi è una canzone che mi ha sempre... è una canzone che, come tutte le canzoni rock, ha una profonda sensualità. Infatti più volte mi sono sprugnettato con questa canzone. Che belle cose saperle, soprattutto. Allora, poche parole, tanta musica, Anto. Sì, carissimo Anto. Anto, fatti i cazzi tuoi. No, vabbè. Anto ha detto una cosa molto intelligente e che io approvo in parte. Il problema, Anto, è che questi qui, se non li fai parlare, si sfasciano tutta la cosa. Dunque è un modo per tenerli picchiato, sotto. Picchiato, cercano di farci parlare per non farci bere la birra buonissima che hanno da quella parte. Hanno preso la versione deluxe Drare e la versione deluxe Ike Nusa. Allora, sì, qua c'è un problema. Abbiamo un primo SMS un pochino, non dico polemico, ma un po' sarcastico, e lo leggiamo in modo testuale. Ma secondo voi, perché vi stanno mandando SMS solo tre persone? Perché siamo questo guarda, è una cosa che è vero, ma io guarda, onestamente, sai cos'è, caro SMSista, no? Che ci hai mandato l'SMS. Ma è meglio 3 che 0 come a te, coglione. No. Vai, Gigio, difendici. No, ragazzi, no. Guarda, il discorso è questo, noi che siamo qui alla radio non leggiamo da chi provengono gli SMS, molti chiaramente non lo sappiamo. Perciò, anche se tre persone ci mandassero 1000 messaggi, noi penseremmo che sono 1000 persone diverse che ce li mandano. Perciò voi continuate. Tore comunque se li segna tutti poi i numeri. Quindi poi è Tore che sa. Quindi Tore dice le bugie. E poi comunque, ragazzi, continuate a mandarci. Pronto, ciao, sono DJ Tore. Cosa fai stasera? Mi mandi una foto. Ciao. Ciao, ragazzi. Bella. Ascolta, lo sai cosa c'hanno i DJ? Vanno sempre a tempo. Allora ragazzi, comunque continuate a bombardarci di messaggi al numero 340 93 48 040. A noi fa sempre, che siate in 3 o in 300, noi vi vogliamo bene uguale. A tutti. Allora occhio insieme, che c'è uno lungo, il famoso MSS lungo. Ciao Rodeo, saluti dai 4 bad guys. Siamo in 7 in una panda, ascoltandovi abbiamo tanta voglia di vinile. Non tanta voglia di venire, ma tanta voglia di vinile. E questa è una richiesta abbastanza forte che ci fanno. Spero che vi potremo accontentare Clown. Guarda, sarebbe molto bello potervi accontentare. Cercheremo di farlo durante la puntata. Intanto io direi di mandare il nuovo pezzo che i ragazzi hanno scelto per noi. Intanto il vinile ce l'abbiamo già in mano. Ok, il vinile è già in mano, è nero, è rigido, è sempre in tiro. Fra un po' ve lo manderemo, ragazzi. È bello rigato in punta. Esatto. Allora, qua... adesso. Ah, che comicità, Sì. Allora, che cosa? Questo è dalle Zeppelin Tree del 2004. Allora dobbiamo salutare Marco Marini e Paolo De Socchieri che l'hanno prodotto. Il nostro grandissimo Massimiliano Schirru che l'ha stampato. Gabriele Merli, che proprio fa non l'abbiamo salutato. Esatto, scusa, Gabriele, Lido. E poi salutiamo The Super Globs che ha suonato la tromba e Mario Loi che ha suonato il banjo. E mi sa che siamo a posto. Eh sì, e Frank Sinatra, quello dedicato a questa canzone. Scrivici ogni tanto. Resume Frank Sinatra. Dear friend, I'm on the backboard. I can buy a good day. When good music was played, I respect what a good play. When you wear a little boy, open one bottle of beer, one bottle for one day. Staying up with drunk when there's one beer in the air. Now that time is gone, everybody's got a city wrong. Your daddy listens to their own. Every day a punk woman sings, I don't wanna hear the shit. I'm on the backboard, I've been by a good day. Yesterday I was young and I spent just like the phone. Today I feel like shit, and every week or two I prefer the old punk rock and I'm
You young motherfuckers, your brain is like a bin. With your super deck of you, send your simple shit. Now the time is gone. Everybody is gonna see it wrong. Your grandma listens to their own voice. Every time I have a conversation, I don't wanna hear the shit. You must die. I alone am best. Yeah! Yeah! Hardcore. Allora, durante il corso di quest'ultimo brano abbiamo avuto un interloquire rapido con i nostri ospiti e anche amici. E niente, io vorrei da Giovanni una cosa bellissima mai tentata alla radio, un esperimento veramente nuovo. Hai presente quando da piccoli ti mettevano sulla sedietta e dovevi recitare la poesia, no? Esatto. Recitaci un pezzo, per quello che è possibile, perché ripeto che è un esperimento molto ardito, è una sorta di salto mortale all'indietro, appunto dalla sedietta, no? Mi dovresti recitare un pezzo del brano che avete appena mandato. È tradotto praticamente. E vai sul tradotto che mi piace molto. Ok, allora facciamo i due con Gigio qua. Spieghiamo, allora, titolo. Riesumate Frank Sinatra. Un giorno a Tiesi suonavano tali Arturo, Los Fastidios, senza Benza e non mi ricordo chi altro, quell'altro gruppo a bestia che... Di cui... Ecco, i Cripple Bastards. Dei quali non me ne può fregare di meno! Se ci volevo andare, io dissi, ci andrò se resumano Frank Sinatra e lo fanno cantare, allora forse ci vado. Da cui il testo che il nostro ci decanterà. Ok, voi giovani figli di... Degna madre. Vai Gigio. Avete il cervello a forma di fagiolo. Di fagiolo. Che poi ognuno nel fagiolo ci può vedere quello che vuole. Adesso la base è occhio di bue, bassissima. No, cosa occhio? Ah sì, qua la luce, sì, sciogliete i cani. Un po' più esistenzialista questo pezzo, continuate. Esistenzialista, cioè il fatto che... che com'è? Fuori dalla mia proprietà! Tutti quanti con questo CD-ROM! E io che ascolto ancora la Mons! Vaffanculo! Dai, Dicky, mordilo! Ma una cosa bellissima per me, che sono un grandissimo fan dei Ramon, una cosa che nella quale mi sono un po' rivisto: tutti adesso c'hanno il CD-ROM e tuo nonno ascolta i Ramones. Questo è bellissimo. Che rimo! Il punk rock in un certo senso esiste e non esiste, diciamo così. Comunque, leggiamo ancora tutta una marea di SMS. Ne è arrivato un SMS chilometrico. Occhio, è lunghissimo. Ehi Gigio, sono l'ex Globs, altro che ex trombettista. È già tanto che riesco a suonare il clacson della macchina e il campanello di casa. Grandissimi. Grazie. Grazie, un bacione, tanti auguri, tanti anche auguri a casa. Il CERT è sempre a tua disposizione. È arrivato anche un altro messaggio prima. Una radioascoltatrice che voleva correggere un precedente radioascoltatore, aveva detto siamo solo in tre a mandare gli SMS. Lei diceva non è vero, siamo almeno in cinque. Dunque ragazzi, state crescendo, siete una moltitudine. Olè, olè, siamo una famiglia, siamo una tribù. Ecco, ne è arrivato un altro. Ebbe Crashosi, ascoltandovi stiamo. Ma chi è che presenta? Noi vogliamo Tore Crash. Beh ragazzi, avete ragione. Ce l'ho fatto fuori. Ragazzi, è vero, mi ripresento, io sono Vanni, un DJ che qui ha costruito Radio Nova, nel senso che ho messo le mattonelle, ho aggiustato il cesso, queste cose così. Effettivamente avete ragione, volete Salvatore Pinna, a vostro rischio e pericolo, e io ve lo do, Tore Pinna, sparagliene 4. Grazie di questo bellissimo messaggio, stiamo salutando Noemi, adesso però ci sono anche altri, non... Oh, hai visto? Ciao, ciao gli fans. Ti intervistato noi, bravo, o no, vabbè. No, adesso mando 3403 93 4040.
Invece ce ne sono altri versi verso i nostri ospiti stasera, che sono Rodeo Clown. Vai Gigio, distruggi tutti quelli che rompono i coglioni, visto che sono una dei tre, anche se ormai nella mia pandina siamo in 9. Ok, stiamo tirando anche pubblico. Allora si sta riferendo questa ragazza, perché è una delle tre, di chi si coglio. Infatti ci scusiamo con voi ascoltatori, oh, scusate, è un modo per scherzare, siamo carnevale, là. No, vabbè, non ho capito. Comunque sono un gruppo d'ascolto da una macchina, ero in 3, sono entrati in 9. Poi un altro messaggio ancora. Vediamo se riusciamo a leggere al volo. Rodeo, qual è la vostra canzone preferita tra quelle che avete scritto? Questa è una domanda. Bellissima domanda. Bellissima. Rodeo, questa serie. Dai ragazzi. Cosa non l'ho capito, gli sto dicendo. Stavo dicendo allora, che siamo ragazzi, troppo. Ci dovete dire qual è la canzone che preferite tra tutte quelle che avete scritto. E vogliamo una quella risposta seria. Quella che ancora non abbiamo scritto. Non che è bellissima! Che bellissima! Beh, hai svicolato bene. Non volete in pratica rispondere a questa domanda. Ma le canzoni sono come figli, sono piezze core. Cioè, come possono loro scorreggiare in faccia ad un Tuffi per preferire un altro brano o ad un'altra canzone? Cioè, non lo potrebbero non mai fare. Tuffi perché è l'unica che conosce. No, non è vero, guarda. Non è vero. Beh, ma no, allora, la mia canzone vostra preferita è Suicide Song. E questo è pastoria. Questo anche è live. No, ma comunque il fatto bello è questo, che noi siamo troppo bank. Ecco, esatto. E qua mi piace quando sei così. Troppo bank. Allora, io direi, innanzitutto io saluterei saluterei un altro grandissimissimo gruppo punk della zona, i fortissimi Re Barbaro di Porto Torres. Oh yes, insomma, oh si yes. Meritano un abbraccio e anche di più. Salutiamoli tutti. A questo punto salutiamo anche i Four Bad Guys, l'avevamo già detto. Ah sì, i Four Bad Guys, che sono gli ex per niente buoni. Salutiamo gli Yellow Rockers, che li abbiamo citati poco fa. Gli ex Jack Spinotto, ex Milli Vanilli, ex. E allora salutiamo anche un mitico gruppo locale, i Morning Glory. Esatto, mitici che sono tre schizzati e deficienti a livello. Qui ero io all'elementare. Vabbè. Allora, un'altra cosa, per chi volesse ascoltare della buona musica, domani notte al Governo Provvisorio ci saranno i Dirty Lovers, grandissima band. Vai! Dirty! Portiamo Lovers! Avanti anche quello che è il rock and roll sorsese, che non molla mai. Allora, surf rock and roll da Sorso alla grande. Non è vero, siamo in 5. Ciao Laura Gargiulo. Grazie Laura Gargiulo, della tua presenza, insomma. Un altro messaggio, mi scrivo, ti cercheremo sull'elenco telefono. Va bene ragazzi, vediamo che il pubblico che ci sta ascoltando è molto caldo e noi lo ringraziamo tantissimo. Metaforicamente vi abbracciamo e a tutte le ragazze proprio diamo insomma un abbraccio, una gran bella trippiata, basta. Proprio grazie di esistere sempre, vi amo tutte. Allora il mio numero di telefono, perché no, allora il numero di Tore è 340 93 48040. Viva il rock and roll sempre, dimmi caro. 166 49 22 26 la voce notte. La calda voce di Gian Giulio. Allora ragazzi, adesso c'è ancora musica da ascoltare, ce n'è parecchia. Dall'ultimo lavoro dei Rodeo Clown, che cosa ci fate sentire ragazzi? Sunshine Party Girl. You got me so pretty, oh girl, you're such a sweetie. My sunshine party girl, my sunshine party girl. Everybody wanna come and dance. 4 p.m. party on the beach, don't miss the chance. The place is fine, the weather too. Everybody's having fun until afternoon. Become night, here I see you. You're coming so pretty, oh yeah, you're such a sweetie. My sunshine party girl, my sunshine party girl. I can't wait to know you, oh girl, I just adore you. My sunshine party girl, my
340-9348-040 per chiamare Tore. Devo leggere un messaggio. Vai Gigio, la mia canzone preferita, Vale. Oh, grazie. Oh, Gigio, tu stai facendo tabula rasa, eh. Vedi che la ragazza di Giuseppe, questa qui. Ah. Ecco, un altro messaggio. Super gaff, vai, Rodoclown, gaffer dell'anno. Allora, cosa c'è scritto? Nuovi messaggi. Domani ci sono anche i Forbid Guys assieme ai Sun Candy ad Olbia. All'Oriental Caffè. Chieda quelle parte, allora, salutiamo, allora, un attimino, con ordine. Okay. Salutiamo innanzitutto il mitico Marco Ray Testoni. Esatto, mitico che è il quarto Rodeo Clown, che ogni tanto suona con noi la tastiera e spacca il culo a tutti qua. Io vorrei fare un grandissimo saluto ai Sound Candy, che io ho conosciuto a Bologna all'Independence Day, quando stavamo per assistere al concerto dei Bad Religion. Ho fatto amicizia con loro, poi ho perso il cellulare, non ho capito più un cazzo. Li saluto, li ringrazio di avermi dato, fatto omaggio anche di un loro CD. Grandissime, grandissimi ragazzi, grandissimo gruppo. Eccezionale, ci abbiamo suonato un sacco di volte. Ci abbiamo suonato il 26 in un locale dove devono suonare i Forbid Guys, che è una figata a bazzi. Cioè, piccolino, sembra uno squat, un centro sociale. C'è una stanzetta pienissima, l'inverosimile, un uovo, è fortissimo. E ci devono suonare i Sun Candy, i Forbid Guys e poi non mi ricordo gli qualche altro gruppo che salutiamo comunque. Esatto, lo salutiamo lo stesso. No, vabbè, il CD Day l'abbiamo sentito da poco, il CD Day Sun Candy è una bomba. Le ringraziamo comunque, anche se sono abbastanza lontani da noi e probabilmente non ci possono ascoltare, perché sfortunatamente la frequenza 93.5 di Radio Nova non arriva sino a là. Comunque la serata sta andando molto bene, noi personalmente qua ci stiamo divertendo tantissimo e speriamo che anche tra poco parte la tombola. Esatto, la tombola è 84, la luna nera. E comunque anche un ringraziamento particolare alla Fiat per aver prodotto una Panda talmente resistente da contenere nel proprio interno tutti almeno gli 9 ascoltatori persone. Di Radio Crash. E tutti, esatto, è capace di contenere tutto il nostro share è concentrato all'interno di una Panda. Ragazzi, oh yes. Io direi di passare subito alla musica, anche perché qua stiamo tentando una sorta di quasi di esperimento radiofonico, cioè far ripartire un vinile che era fermo dagli anni 70. L'ultimo brano che ha mandato è un pezzo di Balletto di Bronzo, dunque qualcosa di quando ancora, insomma, i nostri genitori si dimenavano sulle piste da ballo. Che cosa ci spariamo? Ok, questo qua è un brano scelto dai Rodo Clown, dai Rodo Clown e Rondo Clown. Rondo Clown e da Alcatraz, un album di un gruppo eccezionale, si chiamano The Gnesty, che sono californiani come noi. E, si chiama Still Waiting e viene da Four in the Floor, un album del 1990, se non sbaglio. 90, il 92 non esiste. Il 92 non esiste, non è ancora arrivato. Oh yes, stai mandando? Vai, 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 Still Waiting. You must die. I alone am best. E stiamo andando molto bene con Radio Crash, che vi fa compagnia come al solito ogni giovedì, ma vi ricordo anche l'appuntamento del reggae mercoledì insieme a Tore Jagas e io. Adesso sentite un po' la mia presenza, oggi ci stiamo alternando fra Angelo e anche il ritorno di Vanni Airpunk. Oh yes! Vanni yes! Per gli ascoltatori non hanno mai sentito la piccola e bellissima voce di Vanni, fa sentire, mamma mia, allontanati. Direttamente dal sud pontino. No, dalla terra dei burini andiamo in giocceria. Quindi Vanni è tornato per celebrare insieme a Radio Clown le puntate, diciamo, fine anno. Noi stiamo celebrando tutta la carriera anche a Radio Clown. Abbiamo sentito anche pezzi dal primo fino all'ultimo lavoro. Abbiamo sentito anche l'angolo del vinile con i Doug Nessi. E al 340-93-48-040 ci arrivano sempre messaggi e anche complimenti per la trasmissione. Scemo vuole il Gabbo. Allora, questo messaggio che ci arriva al volo ci scrive: ma qui mi si cerca di rubare la donna. Gigio, stai campana. Attenzione, io? Gigio, che stai. Ma sì, io sono notoriamente omosessuale. Cioè, non è possibile. Anche i Rodeo Clown sono omosessuali, come i Red Hot Chili Peppers. Cioè, ne abbiamo fatto. Sono omosessuali. La gavetta l'abbiamo fatta facendo filmini.
foto so- guardando dice Alcatraz. Noi ci dissociamo assolutamente da questa considerazione. Ragazze, continuate a mandare gli sms specificatamente a Tore. E basta, no, che qui c'è gente che mi sta telefonando. Ma se volete anche allo 079 85 15 00. Diciamo, cioè, che siamo dei sex symbol che piacciono a tutti. Infatti daremo, allora, per chi vuole sentire le nostre calde, donne, gli animali, alle piante, ai minerali, ma ti do anche il modo di far sentire la tua voce personalmente sexy al 079 85 15 00. Risponderà a turno tutti i radio clown che fanno le voci sexy, tipo ah, sì, dimmi uno sì sì, poi a Vanni è la chicca finale. Dimmi, se ci stai da solo, dai. Qui un altro messaggio, Luigi, qui siamo un 6, no, qui siamo un 6, faremo tardi, è una festa perché siamo rimasti a casa per ascoltare questa diretta. Ciao Rodeo, Laura. Questo è un bel messaggio. E tu e voi prendete la festa per ascoltare il nulla. Ma vai la festa! Vai la festa! Sta arrivando Gigio in moto. Ok, allora adesso appunto accontentiamo la richiesta di Aura con il pezzo Living for Sunday, o meglio Vivi Bosano, e consigliamo a tutti quanti di andare a Bosa d'estate. Olè, esatto, forza Bosa. Esatto. Living for Sunday, living for one day when I'm happy. I'm waiting for tomorrow, to live with no sorrow, to live in a dream. Settle on me. Birds flying and singing, well I keep on sleeping, wake up in the sun. Friday night I go to my show. Ragazzi, qua ci sentiamo veramente molto carichi. Oh yes, oh adesso yes. Tenteremo un esperimento anche per far capire, bro,
per far capire a chi ci sta ascoltando. Voi, per immaginarvi il posto nel quale noi stiamo parlando e stiamo dicendo cose più o meno intelligenti, immaginatevi di entrare a casa per le ragazze, mi rivolgo alle ragazze. Immaginatevi di entrare in camera da letto di vostro fratello quando magari lui è rimasto un mese a casa da solo e ha compiuto da poco 18 anni, è tornato da poco in una festa e praticamente sembra come se abbiano messo una bomba in un zillere di Beirut, praticamente. Ecco, questa è Radio Nova, questa fisicamente è dunque voi dovete immaginare che noi parliamo in questa situazione qua di un zillere di Beirut dove hanno messo una bomba e ci sono bottiglie dappertutto, puzza di umanità, le solite cose, insomma, ragazzi. Ecco Salvatore che zompa da una parte. Che bello che si. Allora, ragazzi, adesso ti facciamo sentire l'ultimo botto di Capodanno. Questa è come la palla di Maradona, eh. Ecco, senti, la silenzio, testa di Bin Laden. No, è stato soft, però è piaciuto lo stesso. Ne dobbiamo aprire un'altra. Era da inter. Vabbè, ma ne abbiamo altre 7-8 da provare poi dopo. Allora, ragazzi, c'è un numero magico, The Magic Number. Il Magic Number è proprio questo. E fa così: 340 93 48 040. Questo voi potete comunicare con noi. Tombola. Ce n'è di tutto. Mamma mia, c'è una nostra radioascoltatrice che ci ha mandato una foto palesemente taroccata. Comunque, guarda, saremo pronti a periziarti anche dal vivo, non ti preoccupare, cara. Ti stimo tantissimo. Qui sta venendo un mezzo casino, Tore ha mezzo rigurgitato la birra. Introducila dalla parte di sopra, Salvatore, la birra. Non ti fare un cristiere di birra, prego. Allora, ragazzi, il rock and roll regna sovrano stanotte con noi a Radio Crash. E adesso passiamo veramente alla storia. Io proporrei un momento di Salvatore, un momento di tranquillità, perché qua i nostri amici Radio Clown hanno scelto un gruppo veramente storico di fronte al quale io mi no, aspetta, arriva dopo. Mi ha cresimato. Shatimu, dimmi. Keith Richard mi ha cresimato, mi ha regalato l'orologio. L'orologio, è vero, a cucù. L'orologio da polso, il pallone, il braccialetto. Dimmi, l'accendino, caro. Ti ha regalato l'orologio a cucù e poi tu ti sei fatto comprare una provvigione di mangime ogni anno da dare al cucù. Da dare al cucù vivo. Dentro il cucù c'era lui. Vivo. E che usciva ogni tanto, che faceva? Cucù. Però usciva il fumo quando faceva cucù. Allora, ragazzi, che cosa ci fate ascoltare? Delle mitiche pietre rotolanti. Allora, questo è dal i marraggi rotolanti, diciamo. Del 72, Exile on Main Street. La canzone si chiama Shine a Light. Shaking a Light. Oh yeah, mi si è scaricata la telefonina. Allora noi ringraziamo il nostro sponsor che è Fisher Lubrificante Multifunzione F7, ricorda dillo. Ragazzi, non si può fare pubblicità occulta, eh. No, no, ma non era occulta, era sbandierata, era mirata, sì sì. Bene, ragazzi, ringraziamo comunque. Ringraziamo innanzitutto i Rodeo Clown di essere venuti qua stasera con noi e di aver fatto questa trasmissione, di averci fatto ascoltare tantissima bella musica. Manca ancora un po', sì, però io li voglio ringraziare sin da ora, perché poi fra un po' diventerà veramente talmente caotico, stanno entrando gli ultra. L'orgia del rock and roll, ultra del Rodeo Clown. Allora, ragazzi, volete mandare l'SMS dell'ultimo momento, che è sempre il più gradito? Il numero è sempre lo stesso: 340 93 48 040 340 93 48 040 oppure 35 15 00, ma onestamente preferiamo l'SMS. Questo per mettervi in contatto con noi, oppure Radio Crash @libero.it per parlare di faremo voi. Tutti l'amore con voi virtualmente. Assolutamente sì, ci sono tante belle foto di Salvatore. Di Salvatore in bagno, le nella varie panda cose. Con tutti gli ascoltatori. Panda, ringraziamo innanzitutto il Rodeo Clown con tutti i batteristi. Assolutamente, quella sarebbe veramente dura, perché è veramente una mucchiata. Lì parliamo di grandi ammucchiati. Roba di. Comunque, ragazzi, vi ricordo anche una cosa: qualsiasi gruppo che. Certo, arrivare ai livelli dei Rodeo Clown è difficile, perché veramente l'essere umano bisogna cadere diverse volte, farsi male, traumi infantili e quant'altro botta. Però qualsiasi gruppo volesse venire qui alla radio e mandare la propria musica in diretta lo può fare. Mettetevi in contatto con noi a Radio Crash @libero.it.
vi risponderemo sicuramente e organizzeremo una serata anche per voi. Vanni, posso dire una cosa? La devi dire. Una cosa storica per il Rodeo Clown. È praticamente come la scoperta della ruota per l'uomo. Sì, sì, sì. La mitica, storica, eccezionale performance al Bingo Bar nel 2004 con uno spettatore che era la mia ragazza. E certo, che era qualcosa di incredibile. E dove? Ad Abbasanta. Bello. No, sottolineo a Ghidarza. Ah, Ghidarza, scusate. Volevo sottolineare soprattutto la scoperta della ruota. Esatto, esatto. No, no, ma soprattutto il fatto che dopo sono arrivate 10 persone. E questo ci rende molto felici. 10 persone quando eravamo alla penultima canzone. Alla penultima canzone chiedevamo performance di 3 ore e un quarto. E io ringrazierei i Rodeo Clown anche per questo, per il loro stoicismo. Per il fatto di essere come perché salmoni che risalgono. Ad essere coglioni. No, no, risalgono. Guarda, i Rodeo Clown sono come salmoni, risalgono la corrente, salgono sino in punta alla zimbonia, talvolta escono fuori dal terrente, ma non pisciano mai in acqua, non pisciano mai per strada. E questo gli fa onore, veramente un gran complimento. No, sempre addosso. Sempre addosso, bravo. Allora, ragazzi. Io adesso avrei voglia di sentire un vostro brano, se a possibile. A questo punto, visto che parlavamo degli insuccessi. Un brano emblematico sin dal titolo, Famous on Mars del 2002, dove gli appassionati di chitarra potranno sentire. Aspetta, scusa se ti interrompo. Sì. Famous on Mars vuol dire Famous i mari. Famous on Mars. Esatto, perché questo disco ha venduto tantissimo in CD sdoppiati. Dicevo prima, degli appassionati di chitarra, sì, che potranno sentire un fantastico assuolo di chitarra slide di Paolo Bonfan. Beh, mitico Paolo Bonfan. Rodeo Clown, Famous on Mars. The tomorrow show will be in a land where nobody goes. There we go, in a rock and red and blue. The trip is too long, and get on my shoes. The ones who go, and kiss them on my bye. So the tumors, and a few gigs in the stars. Lots of chips, and a couple of beers. I see the earth, I've got no tears. Shoes. But I live in a little planet that nobody knows. And when I feel I'm singing, no one goes to the show. If you want someone, play loud and sing it very bad. The best place of space, Famous. Symbols fall to the ground. 1 million record now with Famous on Mars. One-eyed girls and guys dancing the night. Famous Mars, red planet, green blood.
dobbiamo provvedere a cambiare la sigletta sotto che fa. Ricordiamo i City Kitties? No? Cosa? No, no, ricordiamo comunque, state ascoltando il Radio Clown. Per sentire comunque il loro lavoro, anche precedente, quelli nuovi, potete andare al loro sito anche per sapere i loro eventi e anche per sapere le novità musicali. Perché diciamolo pure, come sta andando questo sito e com'è il sito. Vai, ma allora, okay. Allora salutiamo, ecco, il saluto doverosissimo a Christian. Christian, nostro mitico web master. Ok, master on skateboard. Ok, master of puppets. Esatto, no, ci ha curato il sito per un sacco di tempo. È mitico, speriamo si sia ripreso dall'influenza che recentemente l'ha colpito. È il nostro sito, ecco qua l'indirizzo. Segnatevi tutto e armatevi di penne, calamaio e di foglietto. È pulito, speriamo. Ok, http due puntini / www.rodelclown.net. allora, oppure www.fiagameluguru.it, quello sempre un altro sito, quello lì siamo Rodeo Clown al nudo proprio. Allora, rodeoclown.net, 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 bisogna ricordarlo sempre. Dove anche poteste, dove si potrebbe comprare anche i loro lavori tramite il sito, tra le quali le magliette che voi tutti indossate adesso alla grande. Ragazzi, io sono veramente orgoglione del fatto di avere di indossare in questo momento sulla mia pelle la maglietta bellissima dei Rodeo Clown. Io effettivamente volevo la maglietta dei Rodeo Clown, inteso volevo le loro magliette che indossano loro adesso, puzzinose di sudore, quelle che hanno loro proprio per sentirmi un Rodeo Clown anch'io. Dal 97 sino adesso. Sempre, perché loro ce le hanno da allora sempre fisse. E poi io avrei voluto il perizoma dei Rodeo Clown, il sospensore dei Rodeo Clown che uscirà fra poco con un bel gatto sul pacco, diciamo così. E usciranno fra poco questi gadget che potrete trovare nei migliori sexy shop d'Italia, diciamo. Allora, e poi ci sono arrivati diversi messaggi. Aspetta un secondo, vorrei ricordare che questa maglietta mitica che voi indossate per il prezzo di 3000 birre, quindi 3000 birre a testa, siamo in 9 dentro una panda insieme agli ascoltatori, e quindi immaginate, raffigura uno dei nostri batteristi, Fonzi. Mitico. Fonzi, ma si possono ancora trovare queste magliette? State rifacendo. Sì, basta chiederla a noi. Che cosa più facile di questa? Dai, Torre, non farmi queste domande. Conoscono, fatevi riconoscere meglio. Dovete uscire con le vostre facce in copertina su tutti i manifestoni di Sassi. Hai ragione. Ancora non abbiamo sfruttato la nostra bellezza. Senti un attimo, ma perché non fate un calendario? Fammi ad esempio una posa da novembre, tipo questa. Sì. Eccolo qua. Questo era il mese di novembre. Abbiamo dicembre, ce l'hai in caldo? Vedi, più sofferte sono le feste. 21 giorni, dunque è durato di più. Benissimo. E qui gli ultimi messaggi, purtroppo stiamo quasi per finire, quindi velocemente. Inoltre riescono a deporre 20.000 uova l'anno a testa, pensate quante sono se contiamo tutti i batteristi. Questa è una cosa lunga per ricordare quanti batteristi avete. Salutiamo, abbracciamo e baciamo tutti, compreso Paolino, che è il mio preferito, con cui vorrei avere un rapporto. Comunque, anche ragazzi, se lui non me l'ha mai concesso. Esatto, Paolino, usciamo tutti insieme. Dai, si parte da una pizza. Allora ragazzi, adesso abbiamo ancora musica. I Rodeo Clown ci hanno fatto ascoltare veramente della bellissima, a parte fuori di metafora. Gli abbiamo appena passato due birre. Esatto, dunque mi hanno comprato, dirò solo bene di loro. Ripeto, sono delle persone squisite, ci hanno fatto ascoltare dell'ottima musica e ancora hanno qualcosa in serbo per noi e anche in croato. Che cosa ci avete, ragazzi? Dai. C'è un Beat Sticks. Chi? Beat Sticks sono un gruppo tedesco, sono punk, bravo. Ok, bravo. E il titolo del brano te lo ricordi o è troppo chiedere? Cioè, io direi il brano numero 3. Però e io te che voglio, io papà, non mi ricordo bene, scritto in tedesco. Massimo rispetto. Ok. Allora, un altro messaggio che ci scrivo. Questo inizia con ciao fuori di testa. Già il titolo è fuori di testa, cioè, che già. No, guarda. Allora, qui ci fanno anche una richiesta. Ciao fuori di testa, mi fate sentire il mitico Vasco con io non so cosa, non so più cosa fare. Un consiglio, curatevi. Ciao. Veterinario là, via Luna e Sole. Sono aperti 24 ore su 24. Adesso ci sono comunque un gruppo che viene dalla Germania, i mitici Fristis. Fristis.
con la canzone numero 3, Eins, zwei, drei. You must die. Parla almeno, non dico. Sì, sì. No, vabbè, stavamo ricordando che siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati purtroppo alla fine. State ascoltando e avete ascoltato. Oh no! No, oh sì. Ma puntata. Oh yes! Giovedì. L'ultimo messaggio al volo, leggiamo per ok, sarà l'ultimo SMS. Sbagliato, sì, sbagliato. Allora, ma cosa va a vedi fumando? Raghetemi un po' con me, magari. No, questo è il commento dell'ascoltatore. Allora, al nostro numero sono arrivati diversi messaggi, tutti in allegria per festeggiare insieme a noi, The Clown, insieme a Vanni che ringraziamo dopo 3 anni che non veniva, dopo poche fan, Radio Cash fondato da lui, che ringraziamo, ogni tanto viene per farci vedere la bravura e l'old school che è in noi alla fine. Esatto, hardcore, old school. Rispetto. Respect New York, Ragazzi, buon anno, andate a vedere domani Dirty Lovers, poi come volete City Kids, anche Dirty Lovers e Governo Provvisorio, i Four Bad Guys, non mi ricordo dove. 30 a Rubia assieme a San Candy. Ok. E poi la serata di Capodanno a fine anno a Alghero con i Walking Vibe. E poi c'è un Pame Blue Beaters. Stasera Basconto, che purtroppo mi dovrò sorbire, vabbè. Jam Session al mercato. Dirty Lovers appunto domani al Governo Provvisorio, mi raccomando, buon anno, divertitevi e fate l'amore di gruppo. E yes, tutti quanti insieme, tutti in panda, tutti in panda. Ok ragazzi, ok, questo è l'ultimo pezzo, è bello perché noi siamo surfer, siamo belli, biondi come questa canzone. Aspetta, io vorrei salutare, sono Vanni, ringrazio tutti coloro i quali hanno avuto la pazienza e la forza d'animo di stare dietro alla radio per questa ora e mezza nella quale vi abbiamo tenuto compagnia. Grazie a voi, metaforicamente vi abbraccio tutti, sia radioascoltatori e principalmente le radioascoltatrici, e vi dico soprattutto questo: se passerete un cattivo capodanno a me dispiace tantissimo, ma da un altro punto di vista non me ne affutti proprio un cazzo. Vi voglio bene a tutti, grazie e massimo rispetto a tutti i punk rockers sparsi per il mondo, in all over the world. Un saluto anche da Angelo, ciao. Oh yes! All right.